Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un aggeggio che io utilizzo sia per riscaldare la voce, e ho fatto una puntata su quello, quindi vi lascerò il link in descrizione, e sia per fare alcuni passaggi che magari possono risultare difficili, soprattutto nella zona acuta. Quindi questo strumento, che si chiama kazoo, ci permette di fare quel famoso passaggio nella voce di testa per alleggerire i suoni e cercare in modo semplice di arrivare a fare gli acuti in maniera leggera e senza affaticarci. Vi faccio vedere un utilizzo pratico sulla canzone di Mengoni, ad esempio, nella parte alta. Andiamo a vedere. Canta, 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 cantare in libertà. Avete visto che io ho portato la voce molto spinta sopra? Proviamo a farla con il kazoo un attimo e vediamo come risulterà essere. Ok, quindi fatta con questo strumento, poi cerchiamo, man mano che andiamo avanti con il kazoo, di togliere lo strumento e vedere dove sta a risuonare la voce. Vediamo un attimo. Tirando, diciamo, dal petto più su. Andiamo alla parte ancora più alta, vediamo un po'. Tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce, al di là della follia che cambia tutte le cose. Io qua sto cercando di tirare fuori la voce di petto come potrebbe fare una persona senza fare il passaggio nella testa. Vediamo con il kazoo. Possiamo proprio parlare nello strumento, tanto lo so. Dormi, spegni la luce anche se non ti va. Io sento che la voce è andata qui su. Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce, al di là della follia che cambia tutte le cose. Penso che sia questo il testo, però per farvi capire che attraverso questo strumento noi piano piano capiamo dove va sfruttata la zona della voce di testa. Vediamo anche l'ultima parte, quella più acuta. Se questa è l'ultima tirata, che non si dovrebbe fare, vediamo in questo modo qua. Quindi mi accorgo che se questa è l'ultima canzone,
differenza tra l'ultima. No. L'ultima canzone. Che è un suono che già è passato nella testa e quindi non ci stancherà. Quindi provate a utilizzare il casino. Bene, come abbiamo visto, le tensioni che si possono creare facendole acuti in modo troppo vigoroso e portando la voce di petto in su, con il kazoo, utilizzando questo strumento, si possono pian piano alleggerire. Fate una prova e vedrete che pian piano riuscirete a capire dov'è la risonanza giusta per poter fare quel tipo di acuti e quindi migliorare quel tipo di fonazione, diciamo così. Ovviamente ognuno ha la propria tonalità, diciamo, ha il proprio range vocale, quindi se la tonalità comunque vi risulta essere troppo alta per la vostra voce, lì bisognerà per forza cambiare l'intonazione. È necessario cambiare la tonalità e portare la canzone nel proprio range vocale. Anche per quanto riguarda la classificazione delle voci, per capire se siete un basso, un baritono, eccetera, ho fatto una puntata, quindi lascerò anche il link di quella puntata in descrizione. Comunque, utilizzate il kazoo e vedrete che andrà sempre meglio. Ciao ciao, alla prossima!